Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, presso l'Emporio. L'Emporio, come sappiamo, è il punto vendita dei produttori del biologico della Valle Metauro. Con noi c'è Andrea Bisocchi. Allora, perché siamo con Andrea Bisocchi? Perché Andrea Bisocchi è uno scrittore. Ha una notevole produzione letteraria, prevalentemente di natura economica. Sbaglio a dire così? Quasi, diciamo che ci siamo abbastanza vicini, soprattutto gli ultimi libri. Ecco, allora, dice un po', com'è nata questa passione per la scrittura? Per la scrittura o nello specifico per i temi degli ultimi? Diciamo, per la scrittura e poi come sei arrivato alla scrittura, ai conti di economia, di moneta, che sì, normalmente. Sono argomenti di scrittori ultra specializzati. Esatto. Anzitutto devo dire che il mio intento è molto più divulgativo che altro ed è nato in una maniera molto semplice, però cioè per un istinto direi quasi di curiosità, osservando le cose come vanno, mi sembrava che tutto quello che ci veniva detto, tra l'altro ho scoperto proprio recentemente, cosa di pochi giorni, una frase di Roosevelt, il quale disse: tutto ciò che ho imparato all'università di economia, una volta uscito ho scoperto che era tutto falso. E quindi tutte queste cose che ci venivano spacciate quotidianamente, no? Dagli esperti, dai media, ma questo in realtà non vale neppure solo per l'economia, possiamo applicare a tanti altri campi, non mi tornavano granché i conti. Per cui ho iniziato ad interessarmi, a fare ricerche, a leggere, a studiare, a contattare anche autori che si erano già espressi, diciamo, su certi temi. E quindi ho cominciato a saperne sempre di più e a cominciare anche a scriverne. E il motivo è essenzialmente proprio quello di divulgazione. Okay. Diciamo, i libri più recenti sono "E io non pago", "Pecore da tosare" e poi abbiamo anche in formato Kindle "La favola della crisi". Sì. Allora, qui "In io non pago" e "Pecore da tosare", oggetto specifico è la moneta, giusto? Allora, sì. Secondo i tuoi studi, la tua teoria, diciamo, questa moneta come può essere inquadrata oggi come oggi? Perché noi abbiamo le vecchie teorie che dice la moneta corrisponde a un quantitativo di oro nella banca centrale, ma penso che oggi non sia più. Non esiste più da decenni e decenni, sì. Ecco, spiegaci allora come. Ma allora, anzitutto dovremmo fare dei bei passi indietro, però io vorrei anche cercare di tenere le cose semplici, ma per un motivo molto semplice, e cioè che le cose effettivamente sono semplici, vengono volontariamente rese complesse proprio perché la gente, diciamo così, le masse, tendano a non capirle, quindi deleghino ad altri, agli esperti o a chi per loro, insomma. Il discorso monetario oggi come oggi è abbastanza semplice, cioè la moneta non è più legata a nulla di concreto, non è più legata, non è più convertibile in oro come lo era fino al 1971, e oggi come oggi viene emessa dalle banche centrali. Le banche centrali sono quasi tutte al mondo, sono banche private, in mano ai privati, a partire dalla Federal Reserve, la BCE europea e altre ancora, e soprattutto è una moneta, questo qui è molto semplice da capire, molto, molto immediatamente, la moneta viene emessa con un debito alla fonte, cioè con degli interessi. Questo provoca uno squilibrio permanente, il che significa che questi interessi di fatto non sono mai pagabili perché i soldi non ci sono. Se io emetto 1000 ma ti richiedo 1200, 1500, 1400, quello che sia, quel 2, 4, 5 non c'è e quindi questo interesse cresce indefinitamente. E questo è il motivo principale dell'indebitamento a livello globale. Anzi, potrei anche dare dei dati che sono veramente paradigmatici, che ci aiutano veramente a capire tutto. A livello mondiale, parlo dell'agosto 2012, quindi poco più di un anno fa, c'era un debito che era pari, per debito globale intendo debiti degli stati, debiti delle aziende, debiti dei privati, proprio il debito. E poi ci stiamo a vedere, il debito è tutto in mano ai cittadini, perché gli stati lo pagano i cittadini, le aziende sono comunque dei cittadini, i privati sono privati, quindi c'era un debito che era pari a 1,4 milioni di miliardi di dollari, che sono cifre che non esistono, ci compri 100 pianeta Terra, quindi non esistono. E già questo ti dice che è una truffa.
Comunque, questi debiti, questo debito generava genera interessi indicativamente per 100.000 miliardi di dollari. Questi sono gli interessi. Allora, l'economia, il PIL, l'economia reale, dunque, a livello globale era pari a 74.000. Cioè l'economia reale era inferiore del 26% indicativamente, non al debito, agli interessi sul debito. Qualcosa quindi, non quadra in questo momento. Direi che molto non quadra, forse quadra per chi ha messo in piedi il meccanismo. Ecco, una cosa interessante che notavo qui nel pecore da posare, no? Era il discorso sulla proprietà di chi è il proprietario del denaro. E ho fatto anche qualche piccola ricerca, cioè si sta sviluppando un discorso economico attorno alla proprietà del denaro. Cioè ci sono delle teorie secondo le quali il denaro non sarebbe della banca centrale che materialmente stampa il denaro, ma il denaro sarebbe di proprietà del popolo, degli stati. Per cui a questo punto sarebbero i legittimi interessi? Gli interessi sarebbero illegittimi senza ombra di dubbio. Poi potremmo dire anche un'altra cosa, forse verrà fuori dopo. Vorrei, se posso permettermi, correggerti, non è che parliamo tanto di teorie, cioè cerchiamo di usare buon senso e di capire i fatti. Non si capisce bene perché dei privati cittadini, perché di fatto sono dei privati cittadini, si siano in qualche modo arrogati questo potere di emettere del denaro. Non è una teoria, il denaro vale esclusivamente perché noi lo accettiamo come mezzo di pagamento, potremmo usare dei sassi, delle conchiglie, quello che ci pare. Il denaro ha maggior ragione oggi come oggi che il denaro non è convertibile in nulla, perché tanto se ci sono delle riserve di oro è un altro paio di maniche. Oggi non è più così e quindi il denaro vale esclusivamente perché noi lo accettiamo. E in realtà non è quello che succede purtroppo nella realtà, viene emesso appunto come abbiamo detto prima con un debito, con degli interessi, cioè con un debito, quindi questo denaro invece che essere per noi un credito diventa un debito, che è l'esatto opposto. Direi che non è una teoria e ci sono stati anche uomini, personaggi, statisti, politici anche molto molto importanti che hanno cercato di ribaltare questa questione. E poi dopo qui si scivola facilmente nelle accuse di complottismo, ma secondo me se tu osservi la realtà per quello che è, c'è poco da complottare, insomma, i fatti sono fatti. Se abbiamo detto prima che c'è un debito che è impagabile, che è sempre crescente, lì c'è poco da fare del complottismo. Bene, l'argomento è veramente interessantissimo. Io inviterei Andrea Bizocchi magari ad altri appuntamenti per continuare questa spiegazione, per concludere in qualche modo diciamo il discorso sul denaro, perché tanto non sta finendo qui questo discorso. Ma no, anche perché purtroppo oggi come oggi il denaro talmente è stato tutto mercificato e direi tutti, no, le popolazioni, tutti quanti noi, chi più che meno, comunque dipendiamo dal denaro. Una volta se ne poteva fare relativamente a meno, oggi non è più così, per cui direi che ci riguarda davvero molto in prima persona. E bene, allora, ringraziamo Andrea Bizocchi e ricordiamo la sua produzione letteraria. Amici di Onda Libera, un saluto, alla prossima puntata.